Care Aquile, siamo qui oggi in esterna, ci troviamo io Michele Tomasella con Andrea Pasi, referente Friuli Occidentale di Aquile dal Friul, sul Greto del Tagliamento all'altezza di Rosa di San Vito. Il Tagliamento che un tempo univa le province di Pordenone e di Udine e che oggi unisce il Friuli Occidentale con il resto del Friuli. Si parla sempre più spesso di una nuova bretella stradale, autostradale di collegamento, ovvero il prolungamento della già esistente Cimpello Sequals fino a Gemona, una bretella che unisce in buona sostanza appunto Gemona con Cimpello e quindi il resto della rete autostradale. Certo. Sì, dici bene, non la chiamerei propriamente bretella perché sembra che si parli addirittura di autostrada, cioè sembra che ci sia in progetto una vera e propria autostrada tra Sequals e Gemona. E tutto ciò personalmente mi lascia un po' perplesso pensando a ciò che potrebbe comportare come conseguenze al territorio della carne, insomma, che già è abbastanza penalizzato per tutta una serie di motivi che non vado ora a delencare. La stessa autostrada, diciamo, che ha tagliato fuori molti paesi, molte zone, esatto, della Carnia, che si sono così anche per questo impoverite, esatto, voi provate, spopolate. Basta provare a immaginare cosa vorrebbe dire un'autostrada che da Sequals porta a Gemona, vorrebbe dire che verrebbe tagliato fuori tutto il tessuto artigianale, sociale, insomma, della Carnia. Oltre alla Carnia anche tutto ciò che è il Friuli e l'Alto Pordenonese e lo stesso Pordenonese. Proviamo a immaginare un carico di merci che arriva dall'Austria e si troverebbe a Venezia senza toccare per nulla il territorio, senza accorgersi che c'è tutta una regione che viene attraversata. Insomma, uno che arriva da Tarvisio, arriva all'uscita dell'autostrada, arriva a Gemona e si ritrova dopo un paio d'ore giù a Venezia. Quindi, ma secondo te perché questo? Allora, secondo chi avvantaggia questa cosa? Allora, io ho un dubbio. Diciamo che stiamo parlando, il Friuli confina con una regione che si chiama Veneto, che è amministrata da Zaia, che secondo me ha tutto l'interesse a che questa possibile potenziale autostrada venga messa in cantiere, perché ovviamente lui ha tutti i vantaggi di portare ricchezze nella sua regione, a Venezia in particolare. Quindi, insomma, tagliando fuori, bisogna dirlo, anche Trieste, quindi questa sarebbe un'opera che darebbe dei fastidi anche a Trieste, sì. Quindi. E Aquile dal Friul che spezza una lancia fuori di Trieste. Sì, sì, è significativo, vuol dire. Però, che, insomma, questa volta dobbiamo ammettere che tutta l'area portuale di Trieste verrebbe penalizzata a favore e appannaggio, certo, di Venezia. E tutto questo, naturalmente, cioè, condivido con te, Aquile dal Friul è su questa posizione. La contrarietà a questa autostrada, chiamiamola così, che da Gemona ti porta direttamente a Venezia, tagliando fuori la chiesetta, tagliando fuori il ristorante, l'osteria, certo, la zona, la sagra, l'avvenimento, taglia fuori tutto. Ecco, l'autostrada Udine-Villach, perché io prendo la macchina, mi ritrovo in Austria, vedo qualche montagna a destra e a sinistra senza rendermi neanche conto che c'è, certo, Chiusa Forte, che c'è Pontebba e quant'altro. Questa autostrada purtroppo riproporrebbe, secondo noi, di Aquile dal Friuli lo stesso problema, cioè taglierebbe fuori tutta quella zona di pedemontana, di Friuli, di Friuli occidentale e di Friuli centrale, medio Friuli, che sicuramente ne subirebbe delle gravi, certo, delle gravi conseguenze. Non sono zone che già adesso fioriscono, figuriamoci se. Ecco, invece una proposta di Aquile concreta sarebbe quella invece di pensare a nuove autostrade, che secondo me non ha grande senso, è modernizzare la rete di collegamenti esistenti. È inutile sottolineare ancora una volta i fastidi e le difficoltà che ci sono sulla Pontebbana nel tratto Casarsa-Pordenone, ma anche altri tratti. Insomma, io penserei più a un ammodernamento della rete con impatto ambientale, insomma, anche più sostenibile, perché, certo, naturalmente, certo, questo ridurrebbe quello che è il grande impatto ambientale che invece si avrebbe costruendo questa ipotetica nuova autostrada. Basta pensare ai fastidi e alle lungaggini che ci vogliono solo per fare solo una terza corsia dell'A4, cioè provate a immaginarvi una nuova autostrada ex novo da zero, insomma
penso che sia abbastanza impattante, ecco. Grazie Andrea, e dal nostro fiume sacro, che è qui alle nostre spalle, alla nostra destra e anche di fronte a noi, vi salutiamo e ridiamo la linea allo studio. Mandi.